tutti ragazzi, qui è Visio, qui è Manu e ben ritrovati nel canale con l'ammiraglio Manu, bentornati con gli aerei da combattimento Aghet. Finalmente, allora ragazzi, vogliamo sfruttare questo video anche per fare chiarezza, perché abbiamo creato una buona community di appassionati di aeroplani. Sì, e ci scrivete spessissimo: ma che fine hanno fatto gli aerei? Ma quando escono gli aerei? Ma che succede? Allora ragazzi, vi dobbiamo spiegare velocemente il problema qual è. Innanzitutto sono 16 euro al numero, quindi anche a livello economico, ragazzi, 560.000 numeri. Tutta la collezione è davvero onerosa. Peraltro poi non c'ho più spazio. Diciamo la prova, io non so più neanche dove mettere. Pensate, quelli che abbiamo preso finora sono ancora chiusi nel cassetto. Cioè, tra un po' mi sa che non fa entrare nemmeno più nemmeno in marzo. Esatto, perché non ho più spazio. Quindi ragazzi, stiamo facendo una cernita, stiamo prendendo soltanto quelli che ci piacciono di più, quelli che sono più iconici, che ci rappresentano di più, o comunque insomma quelli a cui siamo più legati. E quindi purtroppo, raga, non possiamo fare tutti i numeri. So che magari voi che la state facendo li state prendendo tutti, e so che anche quelli che noi non prendiamo sono bellissimi numeri, però ragazzi non possiamo farli davvero tutti. Peraltro in questo numero non stiamo facendo neanche un numero appena uscito, ma stiamo facendo, se non erro, era il numero 5, la 10 Thunderbolt. Ragazzi, l'abbiamo recuperata. È stato molto complicato perché in edicola purtroppo non riuscivamo a recuperare gli arretrati, quindi l'ho dovuto comprare su eBay, pensate un po', e privo di fascicolo. Ora, pazienza per il fascicolo, comunque a noi ci interessava la miniatura. Ragazzi, prima di iniziare questo video, noi come sempre vogliamo lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre, qui sopra sulla testa di mano vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i numeri degli aerei da combattimento che abbiamo fatto finora. Allora Manu, abbiamo fatto chiarezza, insomma abbiamo spiegato tutto. Forse ve la andate a aprire. No, come detto, però no. Raga, il problema è che non abbiamo il fascicolo, quindi nelle nostre solite, noi nei nostri dati tecnici lo facciamo, vedere, facciamo mentre apriamo il fascicolo. Purtroppo il fascicolo non l'abbiamo, quindi adesso facciamo sparire le nostre facce, vi facciamo vedere alcune immagini di questo aereo sensazionale, molto molto bello. Peraltro vi ho fatto vedere anche a inizio video questo piccolo video, perché rappresenta molto per me la 10, perché insomma il film Transformer mi è piaciuto tantissimo, e questa scena appunto, quella 10, ora ve la faccio anche rivedere, a me è piaciuta personalmente davvero tanto. Manu, questo è un aereo, abbiamo visto, lungo 16 metri se non erro, 16 metri. Quindi praticamente siamo leggermente più sotto piccolo dell'F-14, quindi comunque io devo essere sincero. Tant'è che all'inizio sembrava... Cioè, pensavamo fosse non fosse scala. Devo essere sincero, io credevo che la 10 fosse più grande di questi MiG invece... da combattimento. Invece no, invece è più piccolino. Sì. Allora, questo Manu, classico proprio bombardiere, possiamo dire assolutamente, sì. Il suo ruolo è esclusivamente bombardare. Sì, 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 anche perché la sua velocità di crociera è su 600 km/h. Ok, quindi proprio... molto, molto meno rispetto insomma a questi aerei da combattimento, da supremazia aerea, come abbiamo visto. Io credo anche perché comunque debbano fare parecchi chilometri e avere motori che consumano tanto, perché vanno tanto forte, sia controproducente. Esatto, ma poi comunque sia, questo immagino che sia un aereo che arriva dopo, no? Prima ci stanno gli aerei da supremazia che spianano la strada e poi arriva lui. Probabilmente a un'altezza esagerata. Esatto, esatto, a buttare bombe. Quindi ragazzi, abbiamo fatto qualche chiacchiera come sempre insieme al nostro Manuele, adesso direi davvero il momento di andare ad aprire il nostro A10. Perfetto, Manu, eccoci qua, pronti, andiamo ad aprire il nostro A10. Molto, molto bello, vi dico, questo mi piaceva davvero tanto, mi dispiaceva di non averlo recuperato, ovviamente come detto l'abbiamo fatto. Manu, anche questa sensazione molto bella, questo diecast, l'abbiamo creato tutta quanta la parte principale, sì, assolutamente in metallo, forse le ali invece sono in plastica. Al peso? E il peso non tantissimo, devo dire è abbastanza leggerino, come potete vedere, guardate che spettacolo, il classico muso con il viso, non riesco bene a mettere a fuoco, vedi, eccolo qua, con il viso, dicevo, come lo squalo, no? Con i dentoni, guardate che bello. È molto molto particolare, devo dire, questa colorazione molto tipica e molto bella. Peraltro dalla bocca, come potete vedere, esce tipo una sorta di mitragliatore. Sì, sì, è un mitragliatore. Esatto. Molto bello. Peraltro, Manu, guarda un po', missili finalmente leggermente colorati. Non tantissimo, sprecati, ma un pochetto li hanno colorati di verde. Ecco qua, poi abbiamo qui ovviamente le ruote, che ovviamente utilizza per atterrare. Raga, dai, il simbolo del USA Navy, eccolo qua, molto bello, ovviamente questo è aeroplano umano principalmente usato dagli Stati Uniti, immagino. Sì, io devo dire la sincerità, a me non mi fa impazzire, a te ti piace tanto perché è del film.
Guarda, in realtà ti ricorda il film. Mi ricorda tanto il film, infatti quella scena sicuramente. Però mi piace anche molto il fatto che comunque sia un aereo molto importante, sì, ma sì, è comunque sì, un aereo sì, che ha un ruolo molto importante nel, insomma, proprio appunto nei ruoli delle guerre aeree. Quindi insomma mi piaceva collezionarlo, almeno un bombardiere. Peraltro avevamo preso tutti aerei. Perché i caccia e da insomma i caccia, insomma, per me i caccia mi piaceva prendere un'altra cosa. Questo a 10. Molto bello, molto però. Figo, Manu, se hai qualche curiosità che ci vuoi dire, sei libero di farlo. Noi intanto lo sto analizzando alla grandissima. Guardate che bello, anche qua dietro abbiamo la scritta 252 FT. Molto bello, qua abbiamo il doppio motore come sempre caratterizzato, insomma, come è caratterizzato questo aeroplano. Guarda, devo dirti, Manu, a me mi piace veramente molto, come sempre. Guardate che belli tutti quanti i dettagli, no, vabbè, che abbiamo. I dettagli sono fantastici. Sì, sì. I dettagli sono qualcosa di esagerato. Molto molto bello. Ah, comunque ragazzi, questo aereo ha un'autonomia di 2200 km, quindi come avevamo detto prima, comunque sì, è anche per lunghi viaggi, tra virgolette, cioè partire da un punto e andare a sganciare dall'altra parte. Qua abbiamo come sempre il pilota, che vediamo se riesco a mettervelo a fuoco un pochino meglio, insomma non è che ci riesco molto, comunque eccolo là, decolorato di verde. Allora Manu, io direi di andarlo a mettere sulla basetta, come sempre, direi che è il momento. Comunque ragazzi, questo aeroplano alla fine ha un costo unitario di 9 milioni di dollari, che alla fine è abbordabile rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. È una cosa rispetto agli altri, sicuramente a livello di tecnologia non c'è assolutamente paragone, assolutamente, assolutamente no. Ma comunque il ruolo che ricopri, ecco, ma diciamo sì, ma alla fine 9 milioni di dollari lo possiamo pure comprare vero. Esatto, diciamo che è molto molto più semplice ricoprire il ruolo di questo aeroplano, che alla fine deve soltanto lanciare le bombe, insomma trova tutto quanto già spianato, il lavoro sporco, insomma, lo fanno ieri decisamente più costosi. Allora, eccolo qua sulla basetta, Manu, dai, è proprio basetta, bello, 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 eccolo qua, il nostro A10 Thunderbolt. Io vi muovo leggermente la camera così ve lo faccio vedere interamente. Bello, come sempre. Poi, Manu, quante volte l'abbiamo detto che sulla basetta che poi sono tutti veramente i vicini saranno uno spettacolo. Veramente eleganti sulla basetta, che peraltro non vi ho fatto vedere, lo facciamo adesso. A10C Thunderbolt 2, USA 23° Fighter Wings Flying Tigers 2014. Molto, molto bello, ragazzi. Guardate un po' che spettacolo, il nostro A10 Thunderbolt 2. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like almeno grosso come le bombe che lancia la 10 Thunderbolt. Raga, un'altra cosa che ci dovevo dirla all'inizio forse, perché non tutti arrivano sempre a fine video, però per i più bravi, più temerari che sono arrivati fino alla fine, vogliamo dirvi che a settembre, quindi fra qualche poco tempo, dovrebbe uscire l'F-22 Raptor e l'Eurofighter, quindi assolutamente li prenderemo, li stiamo aspettando. Peraltro ho visto che sul sito della Get hanno anche aumentato il piano dell'opera, ho visto che uscirà anche l'F-16, che assolutamente lo volevo prendere, e poi ho visto che faranno uscire F-18 e F-14 uguali ma con altre colorazioni, insomma, quelli sicuramente hanno visto che la serie sta andando bene. Sicuramente non li prenderemo. Comunque, mi raccomando, voi sempre sintonizzati per vedere gli aerei, insomma, che decideremo di prendere. Qui da Visita Manu e dalla 10 Thunderbolt è davvero tutto. Vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao. Ciao ciao.